Bene, vediamo un attimo chi abbiamo qua con noi oggi. Non si vede? Perché abbassiamo un attimo, non si può abbassare. Vogliamo vedere perché sta scritto. Proviamo a allontanare un attimo. Questo è il bello della diretta. Vediamo di sistemare tutto. Quasi come preparare un piatto o una pizza. Buongiorno. Buongiorno, ecco, regolare. Pietro Parisi dovrebbe apparire qua, è un chef contadino, leggevo, in realtà è anche pizzaiolo, cioè premiato, quali pizze le fa il cognato. Sì, mi ha mangiato. Ecco, quindi Pietro Parisi, sempre leggendo, ho saputo che viene dalla scuola Di di Duc Duquesne. Che non è quello a Roma che dico, oh, mi mandi Ducasse. È quello francese, Bravissimo, quello, bravissimo, quindi dei ristoranti 3 stelle Michelin di bravissimo. Parigi, Sì, Monte un po' in Carlo, giro per il mondo Londra. anche. Cioè 19 ristoranti stellati, 27 al momento che li gestisce. Lei è fresco di Ducasse. Io ormai sono 12 anni che sono tornato in questa terra. Prima però per 5 anni, dal 99 al 2005, sono stato con lui in giro un po' per il mondo. Ah, quindi lei era proprio il fidato di Alain No, Ducasse. era un ragazzo dove appunto, dove soprattutto faceva consulenze e aperture, andavamo a fare queste nuove aperture. L'ultima era a Dubai, prima di ritornare in Italia. E dopodiché, quando a un certo punto ho deciso di ripartire da zero e di ritornare da dove ero nato. Pietro Parisi, quanti anni ha? Io oggi 35. 35 anni, quindi 12 anni fa, fatti i conti, insomma, è tornato qui nella 23 sua 23, ecco. anni. Ecco, qua, qui nella sua palma, Campania. ecco, che è riconoscibile dalle palme. Comunque abbiamo No. un viale alberato, però con le palme, ecco, che è via Trieste, Via via Palma Campania, dove c'è questo bel locale che si può anche vedere. Ecco, è comunque un ristorante. Pizzeria o Sì, pizzeria anche ristorante e ristorante. pizzeria, sì, entrambe offriamo entrambe le due cose, sia pizza di un buon livello e anche una cucina del territorio con ottimi prodotti appunto dei nostri contadini artigiani locali. Quindi lei è andato in giro con Ducasse, che è un grande buon gustaio, non lo mettiamo in dubbio, famoso per piatti molto elaborati, cucina molto raffinata, però torna e Questa quindi. terra per dare valore appunto a quei prodotti e a quella gente che forse fino a qualche anno fa neanche nessuno conosceva in giro per il mondo di quale contributo davano per portare sulle nostre tavole qualcosa di Quindi importante. lei ha fatto questo bel giro con Ducasse e quindi ha portato tutto a Certo, casa da lui ho appreso molto la tecnica di cottura, le tecniche gestionali, tutto quello che era appunto che forse uno chef dovrebbe conoscere. E poi certo ho giocato con quelle mie tecniche dove ho acquisito da lui, le ho poi rimesse sui prodotti della mia terra. Questo per quando cucina una cucina, perché lei qui mi sembra che proponga pizza anche. Noi proponiamo sia pizza che ristorazione, che piatti per territorio. Quindi in quale misura è il riscontro del pubblico? Si fanno più pizze? Allora, adesso diciamo che in questo momento la pizzeria, soprattutto le pizze in tutta Italia, sta riscontrando un buon momento, ma anche il fatto di adoperare i prodotti del territorio con artigiani del territorio ci porta anche quello un grande successo. Diciamo che siamo 50 e 50 al momento. Ah, ecco, quindi mi sembra un buon risultato Sì. piuttosto che 80 e 20, anche perché poi dal ristorante, dal decoro, insomma, arrivate in una pizzeria con un piatto in porcellana artigianale con scritto era ora nel tovagliolo, insomma, mi sembra che si presenti bene. Quindi come funziona? Sono pizze, so che qui in provincia di Napoli comunque i prezzi non è che si possono raddoppiare No, come succede in provincia noi di Bergamo, diciamo, Brescia, arrivare anche a 30-40 euro a pizza. no, Ecco, assolutamente. Noi quindi. pensiamo e soprattutto pensiamo che il cibo buono deve essere un po' per tutti, no? E quindi soprattutto la pizza rappresenta uno street food,
partenopeo che è iniziata appunto nelle strade di Napoli, che era il cibo di tutti. Forse negli ultimi anni questa tendenza è cominciata a prendere la tendenza del gourmet, facendo capire che il gourmet è qualcosa che deve costare di più. Ma questo non è vero, io credo che comunque dobbiamo rimanere un cibo povero anche per i poveri, perché assolutamente non ci devono essere distinzioni di classe. Quindi noi anche sulla pizza cerchiamo di mantenere i prezzi, ovviamente se metti un prodotto di qualità sicuramente ci sarà una diversificazione di prezzi, certo, tra una pizza con prodotti senza identità e una con identità. Cioè una pizza, una margherita con la bufala costa sulle 6-7 euro. Ecco, quindi per farvi capire... Ma stiamo parlando di bufala però. Ecco, no, perché poi lei... Non una bufala in senso di bufala, che non è una vera bufala. Non nell'altro senso. E quindi era ora. Certo. Lei sa che c'era anche un gruppo musicale che si chiama Era Ora, ha avuto poca vita, hanno fatto qualche disco, però erano tutti molto bravi, erano i fratelli Sabiu e Michele Centonze, era questo trio forlivese, hanno fatto un gruppo, tra l'altro era un gruppo sponsorizzato da Radio DJ, prodotto da Radio DJ, questi musicisti poi Sabiu sono emersi, in particolare uno ha diretto anche il Festival di Sanremo, Michele Centonze era il musicista praticamente di Pavarotti, quindi sì, molto famosi, e si chiamavano Era Ora, quindi magari se troviamo un disco magari lo recapitiamo qui. E quindi bene, mi fa piacere insomma che chi esce dalle cucine di Ducasse, perché poi anche la bistronomia ha preso molto piede, però secondo me l'errore che fanno, poi chiaramente ognuno fa quello che vuole a casa sua, è il fatto che si pensa che un cliente che frequenta i ristoranti di Ducasse, che magari paga un piatto 50-60 euro, poi portato qui a Palma Campagna, come dire, sia disposto a pagarne 30 perché lo chef è bravo. Certo. Non so se... No, ecco, no, sì, in realtà bisogna sempre farlo pagare 10 euro, mi sembra di capire. Bene, ecco, quindi se il concetto napoletano della pizza sotto i 10 euro, anche con la mozzarella di bufala, è quello, è inutile fare come San Bonifacio 22 euro. Così. Ecco, quindi non... Anche perché noi abbiamo bisogno di portare le imprese in positivo, non in negativo. E portare qua un piatto a 30 euro significa fare 2-3 coperti al giorno. Assolutamente non è quello che noi cerchiamo di fare, impresa con rete del territorio e soprattutto dare appunto lavoro anche a chi è in questo luogo. Bene, quindi grande modesti, il talento dello chef si vede anche in piatti che costano meno, sembra che poi Georges Blanc è un altro dei grandissimi francesi, poi ha un ristorante 3 stelle, ma ne ha aperti una quindicina, cosiddetti big gourmand, no? Io con penso, il rapporto qualità-prezzo. Ormai per qualcuno il sogno della stella rimane, però poi le imprese hanno bisogno anche di sostegno e molte oggi fanno il gourmet, lo stellato lo tengono appunto per vetrina, però intorno poi girano con altri locali dove appunto portano lavoro. Certo. Ecco, quindi diciamo un po' un... Molti hanno imprese di catering, molti hanno street food, molti hanno bistro, appunto poi per far sì che lo stellato possa mantenersi. Quindi insomma, coi piedi per terra il nostro Pietro Parisi, che comunque poi quando lo chiama, arriva, chiama il Presidente della Repubblica e lui cucina magari al San Carlo, quindi possono capitare anche delle cose del genere, ecco, però sempre a prezzi modesti, quindi prezzi... chiaramente che tutti si possono permettere, perché è giusto che un chef famoso poi faccia appunto i numeri, poi in realtà Ducasse in un certo senso lo fa sicuramente, quindi stiamo parlando forse del più grande chef insieme a Robuchon e qualche altri. Bene, quindi due piatti, dai, diciamo una pizza, che pizza possiamo consigliare? Cognato, di Antonio. Noi abbiamo questa pizza al lievito fluidi, cioè che è fatta con una lievitazione con le acque della mozzarella di bufala, è una delle più forti, è quella là, appunto, la montanara fritta con pomodoro San Marzano e fonduta di bufala, che è una pizza molto semplice ma molto molto gustosa. È un piatto, una cosa che qua la gente fa a chilometri, addirittura vengono dall'America, è questa parmigiana di melanzana cotta a vapore. Questo è un piatto suo? Questo è il suo piatto. Sì. Mentre invece le pizze, lei cosa fa nelle pizze? Nelle pizze magari alcuni topping li facciamo in cucina e poi le adoperiamo su. Quindi vediamo un po' come la pizza anche come un piatto.
Ah, ecco, può essere, sì, sì, il piatto può essere nelle, certo, due versioni, certo, un piatto, certo, che si mangia. Certo, un piatto, sicuramente diventa anche, certo, anche completo. Certo. Bene, bene, e quindi grazie, grazie al nostro Pietro Parisi. Tre spicchi nella guida del Gambero Rosso, cioè il massimo. Ecco. Ma cosa dice Lucas della pizza? È venuto a provarla? Cioè, la pizza va bene, sapete bene che i francesi sono un po' lontani, sia dalla pizza che dalla pasta. Ecco. Però sono dei mangi più loro. Credo che in questo momento anche lui si sta avvicinando a quello che è la dieta mediterranea, ma soprattutto all'italianità. Perché forse l'olio comincia a fare tendenza, la pasta fa tendenza, quella buona, e soprattutto anche i colori, no? Cioè quello che una volta in Francia erano creme, tutte quelle cose un po' con i fondi incominciano un po' a togliersi e incomincia finalmente ad arrivare la cucina italiana a trionfare. Ah, ecco perché era ora. Era ora.